Il peggio sul Monte Morrone sembra essere passato, così come dimostrano queste immagini girate dall'elicottero questa mattina. A bordo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che ha voluto ringraziare tutte le forze scese in campo, e il direttore della Protezione Civile, Mauro Casinghini. Grazie all'assidua attività di spegnimento che da due giorni ha visto all'opera squadre di terra, elicotteri, mini Canadair, le fiamme sono state domate. Sono ancora vive le immagini dell'incendio che ha investito la sacra montagna di Celestino V, 6 anni fa. Per oltre 3 settimane le fiamme hanno tenuto sotto scacco il Morrone. La Procura della Repubblica aveva aperto un'inchiesta contro ignoti che a distanza di anni non ha portato a dare un nome e un volto ai responsabili, e oggi come allora l'ipotesi del dolo brucia, anche se per ora è stata smentita la voce del ritrovamento di inneschi nei pressi dell'ex cava di Bagnaturo. Un altro fascicolo di inchiesta contro ignoti sul rogo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Sulmona. Questa mattina le squadre di terra hanno ripreso la loro attività di spegnimento alle 5:30 in punto. Mattina sono riprese le attività che sono coordinate dai vigili del fuoco e dalla Protezione Civile regionale. Noi come Parco Nazionale della Maiella siamo a supporto, perché ovviamente l'incendio ha interessato il territorio del parco. Questo incendio, diciamo, è lo stesso luogo in cui si è sviluppato l'incendio nel 2017. Ora sono andati in fumo circa 500 ettari, stiamo effettuando un rilievo cartografico accurato, e comunque le forze ovviamente in campo sono ancora attive e il presidio dovrà continuare anche nei giorni futuri, perché appunto ci dobbiamo assicurare che l'incendio venga completamente debellato. Sicuramente l'incendio è ripassato, ha bruciato tutta la vegetazione che stava ricoprendo, quindi che era rinata dopo l'incendio del 2017, però una nota positiva è che grazie appunto all'intervento di mezzi uomini coordinati in maniera efficiente siamo riusciti a salvare una pineta storica di circa impiantata agli inizi del Novecento, dove ci sono dei grandi esemplari su cui sono ancora visibili segni di resinatura. Quindi questo è stato sicuramente un bel risultato, però con tutto il resto ci dobbiamo ancora confrontare e capire bene.